le puoi trattare male, le tagliando poco, le disintegri, ci passi nello sterrato, ci sbatti contro le altre macchine, ma le Toyota restano sempre dei carro armati. Ciao amici e bentornati a Come Ridotta. Come potete vedere qua ho una Toyota Corolla. Questa versione è stata prodotta dal 2004 al 2009 e questa nello specifico ha un motore diesel 1004, dovrebbe essere D4D da 90 cavalli e motore che parte al primo colpo. Andiamo a vedercela insieme, come sempre guardatevi tutto il video fino alla fine, se vi piace mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e andiamo. Anno 2006, auto che ha sicuramente avuto dei momenti migliori, perché guardate qua, qua sicuramente ha preso un colpo, anzi sembra anche bruciacchiata, forse è gomma di qualche altra ruota. Ruote che, ragazzi, secondo me sono arrivati a fine vita, che ne dite? Cerchi in ferro da 15, non aveva sensori di parcheggio, fari che possono tornare, non dico nuovi, ma meglio di così sì. Guardate la linea di questa macchina che al tempo era veramente molto molto bella, adesso è un po' vecchiotta naturalmente. Specchietti normalissimi senza frecce, la plastica è cotta ragazzi, però questa guarnizione che in molte auto si disintegra, qua è ancora buona. Parti della carrozzeria, vedete, le plastiche si sono scolorite, anche il paraurti posteriore non sembra, boh, sembra forse che l'abbiano riverniciato sopra, vedete, con una vernice però diversa, perché è diverso colore. Fanali normalissimi, vibranti in plastica. Questa macchina la vendeva la ENA a Cagliari, vedete, motore D4D. Serraturine sia sul cofano posteriore che sull'apertura della porta. Qua, vedete, sicuramente aveva un portapacchi che hanno tolto e ne sono rimasti i segni. Però in linea di massima, macchina del 2005, poi vi dirò i chilometri. Non è, cioè, ne ho visto di migliori, però ne ho visto anche di peggiori. Andiamo a vederla dentro, come al solito. Vedo già che gli hanno messo un coprivolante, perché il volante, guardate, si è esploso. Plastiche tutto sommato di buona qualità, perché queste plastiche non sono dure, anche al suono sono abbastanza morbide, però non sono morbidissime, però non sono neanche dure da scricchiolare durante il tempo. Ma solo due alzavetri anteriori, questo non so se era, questa forse era in pelle. Per il resto guardate, voglio vedere i sedili, perché no, sembrano in buone condizioni, non sono male i sedili. Perché li sto guardando da qua, guardate, qua se il sedile è rovinato si sarebbe già mangiato, invece sono stati utilizzati sicuramente con questi copri sedili e quindi li hanno salvati. Ma andiamo a vederla dentro, come al solito tiro indietro il sedile. Regolazione dei fari, questo security sicuramente è il blocco motore, questo non lo so ragazzi che cos'è, un portadito, cioè c'è il dito stanco e ci mette il dito, non lo so, sarà un portamonete, ma cioè se prendi un fosso qua le monete volano. Regolazione degli specchietti, regolazione dei fari, bocchettine dell'aria ancora funzionanti. Però guardate qua, sicuramente, cioè si è rotto anche il coprivolante, a posto. Però il volante è integro, non è, cioè queste parti non sono rovinate, solo vedete pomello che è ancora sano, non vedo rotture, non vedo robe varie. Cambio manuale a 5 marce, guardate la chiave, chiave normalissima, apertura e chiusura. Sì, adesso la inserisco e vado ad accendere, vedo i chilometri di questa macchina che dovrebbero essere 200, quanti ne ha? 212.000 ragazzi, 212.000 chilometri 0.11, tutto analogico, accende al primo colpo, cioè motore silenziosissimo, autoradio ACD. Non so se questa leggeva gli MP3 o meno, però sicuramente se legge gli MP3 ci deve essere scritto. Trip Navi, ma è il trip di navigazione, non è il navigatore. Cruscotteria è morbida, quindi scricchiola poco. Guardate invece qua, c'è alette e parasole in moquette, che è la stessa moquette del cielo, che è un cielo stellato, perché è caduto e ci hanno messo queste specie di, sono degli spilli, vedete,
sono degli spillini che hanno inserito. Plafonierina posteriore che si accende perfettamente, maniglietti ce li abbiamo dappertutto. E anche qua la plafonierina 1 e 2. Specchietti nelle alette parasole, guardate, cioè li hanno fatte tutte in moquette. Io non li ho mai viste totalmente in moquette. C'è un caldo da morire dentro questa macchina. Accendino e due portaoggetti. Questo è un portaoggetti con la moquette dentro. Guardate la finitura, cioè ci mettono la moquette ovunque. Aria condizionata che vado ad accendere da qua, vediamo se funziona. Sta iniziando a uscire. Qua abbiamo l'airbag passeggero. Vedete la sagoma? Ah, è praticamente la sagoma è staccata dal resto del cruscotto. Però speriamo che magari quando ti esplode cambi solo quello e non cambi tutta la cruscotteria. Sta iniziando ad arrivare l'aria fresca, meno male. Non aveva né fari automatici né lava parabrezza automatici. Andiamo a vedere. Wow! Cioè, ha una caduta controllatissima. Il vano è molto capiente, non è refrigerato, però dovrebbe avere la luce che non si accende, perché vedete che qua c'è il tasto, io vado a cliccarlo, però la luce sicuramente non si accende. Tunnel con bracciolo che ha un piccolo vano, vedete, dove ci si può mettere qualcosa. Naturalmente queste macchine nascevano senza prese USB, porte USB e tutte quelle cose che ci sono adesso, erano molto molto spartane tra virgolette, però erano trattori perché camminavano all'infinito. Guardate, le cinture sono regolabili in altezza, adesso io non ce la faccio, però sono regolabili in altezza. Dietro si viaggiava comodi anche in 5. Adesso la macchina è accesa e vi assicuro che il motore è veramente silenzioso. Adesso voglio andare a vedere dietro le finiture di questa macchina. Serratura, questa è la chiusura bambini che si può attivare semplicemente. Interruttorini che fanno accendere le plafoniere. Guardiamo anche qua dietro, hanno messo questi porta, cioè questi coprisedili che sembrano dei copridivani, però la macchina in linea di massima è tenuta, cioè internamente non è tenuta male, a parte il volante. Contate gli anni che ha, posa cenere ovunque, perché queste erano macchine per fumatori. Poi non capisco cosa c'è scritto qua, SRS. Ok, questi sono gli airbag sicuramente a tendina. I sedili sono naturalmente sdoppiabili e da qua si accedeva al bocchettone per fare rifornimento, che vedete abbiamo qua. Il volante è regolabile in altezza, non so se in profondità. E qua vado ad aprire il vano motore, dopo andiamo a vedercelo, però inizia ad aprirlo. Sedile regolabile in altezza. Ma cosa c'è qua? Ah, questa è una mollettina di quella storia. Carburante, come vi ho detto, gasolio, perché questo era un 1.4 diesel. E andiamo a vedere il bagagliaio. Vedete che ha la serratura qua e ha una piccola maniglia qua. Olio. Qua c'è una tonica, sicuramente era dell'olio. Abbastanza capiente, lucettina che possiamo accendere e spegnere. Guardate la cappelliera, tosta, solida. Questa macchina sicuramente veniva parcheggiata sotto qualche albero, perché è piena di roba di alberi, guardate. Ce n'è anche qua. Andiamo a vedere la ruota di scorta con dei piccoli Lego. Però ruota sicuramente di dimensioni normali, con questi vani per poterci mettere cric, chiavi, triangolo e roba del genere. Guardate questi guanci, sono ancora fiammanti, cioè la carrozzeria dentro è veramente messa molto molto bene. E andiamo a vederci il vano motore adesso. E anche oggi vento che tira bomba. Batteria che è una 74 ampere, quindi bella tosta. Motore, guardate, la paratia va sempre a scemare in queste macchine vecchie, guardate, va, cioè sta cadendo praticamente, perché ormai mischinetta è stufa di rimanere attaccata. Però tanto spazio per lavorarci, perché se io levo questo c'è molto molto spazio. Guardate il motore, 4 cilindri, leviamo la paratia e lo vediamo bene. Motore naturalmente dovrebbe essere Toyota. Qua ci mettiamo l'olio, qua ci mettiamo l'acqua dei lavavetri che ha subito, guardate,
cioè sta iniziando a consumarsi, a marcire, però vedete, non vedo nulla all'interno, cioè si sente che è una macchina costruita con cura, nonostante la paratia, guardate, dal calore sta cascando via, qua c'è il filtro dell'aria, ripeto, batteria assemblata abbastanza bene, spinette in plastica che però fanno vibrare tutto. Il paraurti però, vedete, è fissato bene, anche i fari avevano queste viti che qua un aggancio si è rotto, però il faro regge bene, quindi quando è costruita bene, anche se qualche aggancio è spaccato, ragazzi, guardate, cioè si è spaccato qua perché ha preso un colpo, però regge veramente molto 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 bene. Questo cosa sarà? Il numero di telaio così grande? Probabile, fatemelo sapere voi. Comunque ragazzi, è tutto marchiato Toyota, guardate. Macchina veramente molto 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 robusta. Macchine d'altri tempi che sicuramente non rivedremo più, cioè ne rivedremo vecchiotte così in giro fino a quando non smetteranno di circolare. Comunque ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto potete mettere un mi piace per aiutare il mio canale a crescere, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, fatemi sapere tutto quello che sapete di quest'auto e grazie mille, alla prossima.